Nel fine settimana ideawebtv.it dà spazio a quelli che sono gli eventi più importanti che caratterizzano la provincia di Cuneo. E uno dei più particolari avrà luogo a Manta di Saluzzo, nello scenario dello storico castello, ed è inserito all'interno di quella manifestazione che tanto consenso riscuote tra la gente. Stiamo parlando naturalmente di Castelli Aperti, ma questa volta c'è una versione un po' particolare, e noi parliamo appunto di quanto avverrà a Manta con Avventura nel Castello insieme alla property manager del celebre maniero saluzzese, la dottoressa Silvia Cavallero. Ben ritrovata, dottoressa, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, ci illustri brevemente quelle che saranno le modalità di questa iniziativa. Da quel che ci pare di capire dal titolo, dovrebbe essere rivolta verso un pubblico particolarmente giovane. Certamente, infatti è un pomeriggio un po' speciale, dedicato alle famiglie e ai bambini, perché si tratta di visitare il castello in una veste particolare, dal momento che avremo degli ospiti che normalmente non si incontrano nel castello. Saremo accompagnati da due attori che rappresentano un mago e una fata un po' sbadati, che condurranno bambini e famiglie a scoprire la sala del 1500 con una magia che permetterà ai bambini di diventare dame e cavalieri per un pomeriggio. Parallelamente, i loro genitori potranno visitare, guidati dalle guide del Fai, anche la sala baronale, con un momento dedicato unicamente a loro, mentre i bambini si prepareranno per una sorta di sorpresa finale che naturalmente non vi svelo. E quindi si può fare anche della cultura nei confronti dei più piccoli, al di là di quanto viene proposto loro dei libri, in una maniera abbastanza giocosa come quella che sarà appunto a Manta di Saluzzo domenica prossima. Ma sicuramente, perché l'occasione è quella di raccontare il castello, di far conoscere la missione del Fai, che è quella di salvare comunque i luoghi, preservarli, conservarli, aprirli al pubblico, ma con un linguaggio assolutamente adatto ai bambini. Ed è proprio per questo che diventa un pomeriggio da fiaba, con degli appassionanti racconti, ma nello stesso tempo anche con un divertimento assicurato. In conclusione, ricordiamo il giorno, naturalmente, che è domenica 16 settembre, e gli orari di svolgimento della manifestazione. Certamente saremo aperti per questa manifestazione dalle 14 alle 18. Consigliamo la prenotazione per assicurare un servizio migliore. L'ultimo ingresso sarà alle 17.30. Si svolgerà anche in caso di maltempo, e poi ci sarà un piccolo assaggio di un prodotto gastronomico tipico del nostro territorio in collaborazione con chi lavora normalmente in questo campo. Appuntamento quindi imperdibile, rivolto soprattutto al pubblico dei bambini, e noi ringraziamo la dottoressa Silvia Cavallero, property manager del Castello di Manta, per averci illustrato i dettagli di Avventura nel Castello. Lo ricordiamo, domenica 16 settembre, nel pomeriggio a Manta di Saluzzo.